Madame Honorine. Bonsoir, Jack. Si accomodi. Monsieur? Monsieur? Oh, monsieur sta componendo. Oh, sta componendo. Vuole aspettare? Svengali. Ah, madame, je suis enchanté. Ah, mi scusi, l'ho disturbata. Sono in anticipo. Oh no, al contrario. Lei è in perfetto orario. Ah, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Le mie giornate sono sempre così vuote. Ja, Liebchen, capisco ciò che sente. Anch'io mi sento vuoto. Ah. Andiamo, com'è possibile? Lei ha tantissimi altri allievi. Ja, natürlich. Ma nessuno è dotato quanto lei. Bene, senta. Dove eravamo rimasti? Ma come, non ricorda? Beh, si stava parlando di musica. Ah, ecco. Ja. Venga. Grazie. Si ricorda? Leggero e rubato. Leggero e rubato. Leggero e rubato. Andiamo. Così. Ma che c'è che non va? Niente, cara, niente, era bellissimo. Ma il suo è uno strumento molto delicato e non bisogna affaticarlo. Si riposi un po'. D'accordo. Venga con me. Bene. Ora ci siamo. È comoda, madame? Sì, grazie. Perché c'è una piccola cosa che dovrei dirle. Oh, anch'io dovrei dirle una cosa. Ho appena lasciato mio marito. Ho lasciato mio marito, per sempre. Sì, insomma, quanto le ha lasciato? Crede che avrei accettato del denaro da quel tipo? Gliel'ho sbattuto in faccia. Le ha dato del denaro e lei lo ha rifiutato? Ma lui mi ha sempre maltrattata. Mi ha anche picchiata. Lei non ha la minima idea di quello che ho passato. E così ha lasciato suo marito, senza la minima pretesa? Ho preteso che mi rendesse solo me stessa. Non gli ha chiesto nemmeno un soldo? Niente? Niente. A parte me. Oh.
Svengali, lei non vuole tenermi con sé. Ma tutte le sue promesse. La mia voce. Aveva detto che mi avrebbe fatto diventare famosa. Lo diceva così spesso. Non ho un altro posto dove andare. Mi rimane solamente lei. Io l'adoro, Svengali. Io farei qualunque cosa per lei. Non mi guardi in quel modo, Svengali. Mi tolga di dosso quello sguardo. Non mi guardi così, Svengali. Non mi guardi così, la prego. La smetta, mi fa paura. Madame Honorine. Cosa ha fatto? L'hanno trovata nel fiume. Ma pensa, c'è da non crederci con questo tempo. È la verità, maestro. Ho appena visto il suo cadavere all'obitorio. All'obitorio? Proprio così, maestro. È un vero peccato. Era molto, molto dolce. Ma una pessima donna d'affari. Maestro, c'è una cosa che mi preoccupa. Di che si tratta? Ha la compiacenza di ascoltarmi? Ma certo. Come faremo a pagare l'affitto? Dobbiamo farlo entro mezzogiorno. Sì, sì. Ci manca ancora qualche ora. Nel frattempo, mio caro Gecko, mi è venuta una gran fame. Sarà venuta anche a te, immagino. Prendimi il cappotto. Andiamo a rifocillarci. Ma come pensa che faremo, maestro? Tutti quelli che ci conoscono ci hanno banditi. Non possiamo certo andare da Padras. Non ci farebbe neanche entrare. Oh, può darsi, può darsi. Ma ci sono altre persone. E i nostri amici inglesi. Ormai più di una settimana che non godono della nostra compagnia. Non è vero? Andremo da loro. Ma maestro, l'ultima volta che ci siamo andati, il signor Taffy, il signor Laird e perfino il giovane Billy non avevano da mangiare. Sta a sentire, Jacko. Sei un bravo ragazzo, ma devo rimarcare che sei leggermente a corto di ottimismo. Se ti scoraggi troppo facilmente, ricorda, nel vocabolario dei grandi uomini non esiste la parola sconfitta. Avanti, signori, avanti, signori, avanti, signori, aspetti un momento, aspetta un momento.
Gli inglesi si sporcano con grande facilità. La ringrazio, maestro. Non c'è di che. Taffy, chi sarà? Si direbbe Svengali. Tieni, tieni, Taffy. Nascondi il mio portafoglio. Altrimenti lo so io come va a finire. Quel tipo trova sempre il modo di spillarmi dei quattrini. Non riesco a resistergli. Piantala adesso! Mi sto congelando! Allora, miei patriottici amici, siete pronti? Sì, sì, dannazione, ed è un miracolo che non sia un blocco di ghiaccio! Non prendertela con me! È colpa mia se voi inglesi vi fate un bagno tutte le mattine. E tu quant'è che non fai un bagno? Eh? Oh, dall'ultima volta che sono caduto nel canale. Lasciatemi! Che piantala di urlare! Non vogliamo far finta che rimane! Mettetela! Ecco quel che si dice, un lavoro ben fatto, molto bene! E sta a mollo per un po'. Meglio nascondergli i vestiti. Ehi, non girare nudo per casa, eh? A volte abbiamo anche ospiti di riguardo. Dio stramaledica gli inglesi. Ah, quando lo saprà Billy. Ehi, Billy. Billy, vieni fuori, ne abbiamo una bella da raccontarti. Non ne indovinerai mai. Svengali si sta facendo il bagno. Svengali si sta facendo un bagno. Non certo perché volesse farlo, ce l'abbiamo buttato noi. E non può venirne fuori perché abbiamo i suoi vestiti. Ragazzi, ho un'idea. Andate alla scuola di Carol e portate tutti quanti a vederlo. È una scena irripetibile. Accidenti, sì. Questa sì che è un'idea. Andiamo, sì, forza, andiamo. Bonjour, Jacko. Maestro. È il vestito della domenica del signor Taffy. Ah, yeah, ma va benissimo anche per i giorni feriali. Ma che dirà il signor Taffy? Mio caro Jacko, ho una bella sorpresa per te. Monsieur Taffy è un uomo straordinariamente buono. Già, ed è anche piuttosto generoso. Guarda. Ah, l'affitto per Madame Renard. Colazione, pranzo, cena. E il resto lo spenderemo in sciocchezze. Ricorda ciò che ti dico sempre. Nel vocabolario dei grandi uomini non esiste la parola latte fresco! Buona idea il latte. Penso che dovremmo prenderne un po' per i nostri ospitalissimi amici. Bel gesto, no? Prendi un recipiente. Ma dobbiamo sbrigaci.
È permesso entrare? Grazie. Lei è il signor Duffy? No. E il signor Laird? No. Chi è allora? Chi è lei? Io sono una modella, lavoro dal signor Julien qui sopra. È lui che mi ha mandata dal signor Duffy e dal signor Laird. Una modella, eh? Per un momento l'avevo presa per un gendarme. Oh, per l'uniforme. Già. Jacob va a cercare del latte. Ma maestro... Per sdebitarci coi nostri amici? Le serve una modella. Tutti i pittori da queste parti dicono che ho una figura molto classica. Non è che non mi fidi degli altri, ma dovrei giudicare di persona. Le faccio vedere se vuole. Beh... Ne sarei felice. Magari qualche volta può usarmi. Ecco, io... È proprio questo che pensavo. E dov'è che mi cambio? Oh, là dietro. Ma certo, se per lei può andare bene. Sì, 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 ci metto un attimo. Sono molto impaziente. Arrivando, maestro. Chi? Il signor Laird e il signor Duffy. Ormai sono a pochi metri. Lo sai, tu arrivi sempre sul più bello. Stanno portando qui un sacco di persone. È meglio squagliarcela. Proprio mentre stavo per intraprendere una nuova carriera artistica, arrivi tu ad interrompermi. Oh, maestro, andiamo via da qua. La prego. Andiamo, non c'è tempo da... Che voce? Che voce meravigliosa. Beh, a me non sembra niente di speciale, maestro. Andiamo. Questo dimostra che non capisci niente. Il suo palato deve essere come la cupola di una cattedrale per emettere dei suoni di questo genere. Muoviamoci. Non c'è niente. Fantastica. Me ne parlerà più tardi, maestro. Andiamo via adesso, per favore. Andiamo via presto. Wunderbar. L'hai sentita, Jack? Me ne parlerà più tardi. Andiamo adesso. La vuoi smettere di farmi fretta? Forza, non sopporto, maestro, che mi si faccia. Andiamo, fretta. Maestro. Devo sapere di più su quella donna. Che voce, Jack? Non ho mai avuto nulla di simile. Devo ammettere che mi ha giocato. Già, gli sta molto bene il tuo vestito. Se fossi più furbo l'avresti nascosto, come ti ho chiesto di fare con il mio portafoglio. A proposito, dove l'hai nascosto? Oh, beh, l'ho messo al sicuro. In una delle tasche di quel vestito. Buongiorno. Buongiorno. Dov'è l'incendio? Non c'è nessun incendio. Io stavo cercando Svengali. Svengali? Sì. Doveva essere lì a fare il bagno. Mi scuso, non volevo insinuare... Oh, non si preoccupi. Ma qui non c'era nessuno che faceva il bagno. No? È un tipo piuttosto alto. Polacco, o che so io. Oh, allora sì che l'ho visto, era qui. Beh, a dire il vero stavo cercando anch'io quel pittore. Pittore? No, non è un pittore. Svengali è un musicista. Pianista e insegnante di canto. Ma allora mi ha preso in giro. Beh, gliela farò pagare. Perché? Oh, lasciamo perdere. Lui abita qui, vero? No, qui abitano soltanto Duffy e Laird. Ed io non abito distante da qui. Oh, ecco Billy, sempre con la tavolozza in mano, eh? Si ammalerà se lavora così. Allora, Billy, metti giù quel secchio, mettilo giù. Questi due sono i padroni di casa, signorina... Trilby O'Farrow.
Signorino O'Farrow, permetta che le presenti Taffy e Laird. Ora conosce i tre moschettieri del pennello. Piacere. Trivi è una modella. Oh, lavori per Julien? Sì, sono un'ottima modella. Testa, mani, piedi, tutto quanto, soprattutto piedi. Non è un bel piede? Oh, sì, certo, sì, molto bello, molto bello. Ne vado fiera. Tutti quanti dicono che il mio è il più bel piede di Parigi. Effettivamente. Solo uno gli sta alla pari. Ah, sì? E sarebbe? Oh! Deve essere Julien. Che ore sono? Oh, sono le 10:15. Sì, signor Julien! Ah. Va bene, arrivo immediatamente! Questa è la mia vita. Lavoro, lavoro, lavoro. Ma in fondo non è un problema se si è felici. Arrivederci, signori. Un momento. Tornerà? Ma che domande, certo che tornerò. Ho delle ottime ragioni per tornare. E quali? Beh, per prima cosa, questo posto sembra una porcilaia e avrebbe bisogno di un tocco femminile. Una porcilaia? Oh, piantala! Qual è la vera ragione? Questo posto sembra una porcilaia ed avrebbe bisogno di un tocco femminile. Ehi, quella ragazza deve avere sangue scozzese nelle vene. Di pure sangue del diavolo. Hai ragione. A me è sembrata un angelo. Oh no, Billy, no, ti prego. Mi auguro che tu stia scherzando, No, non sta parlando sul serio. Oh sì, invece. È un vero angelo. Beh, in effetti aveva un bel piedino. Sì, questo è vero. Aveva proprio il piedino di un angelo. Sai che anche oggi non hai dato un solo colpo di pennello alla tua tela? Oh, lo so. Ormai è una settimana che non dipingi. Continuerò così finché non mi darai una risposta. E tu avresti il coraggio di lasciarmi lì su quella fredda tela incompiuta per sempre? Ci puoi giurare, per sempre, se tu non mi dai una risposta. Bene. Allora suppongo proprio di dover rispondere. Nell'interesse dell'arte. Trilby, è quella la tua risposta. Allora mi ami. Davvero mi ami? Non te ne sei accorto. Sono 2 settimane che te lo dico. Bonsoir, les amis. C'è qualcuno in casa? No, sono tutti fuori. Ah? Qualcuno ha fatto una torta, sento un profumino nell'aria. Buona? Deliziosa. Come quella di mia madre. Oh, non esagerare. Oh, non sto esagerando. Sei fantastica. È la cosa più dolce che abbia mai trovato. Ti sposerò e ti porterò in Inghilterra, da mia madre. Sarò orgogliosa di te, così come lo sono io. Senti, Billy, com'è l'Inghilterra? Oh, l'Inghilterra è splendida. Prati verdi, fiumi, laghi. Cespugli di fiori, foreste. Nebbia, polmonite, commercianti, piedi piatti, carne bollita, cavolfiore. Bella roba l'Inghilterra. È quasi peggio di una tela di ragno per un moscone. Ehi, tu! Billy! Oh, ma che bella torta!
Già, e se ne vuoi dovrai suonare un po' il piano per guadagnartela. No, non ho voglia di suonare il pianoforte adesso. Mi dispiace, non ne ho nessuna voglia. Lo sai invece che cosa ho voglia di fare, tesoro? Ho voglia di parlare un pochino della tua voce. Oh, questa sì che è buona. Ogni giorno te ne inventi una nuova. Oh, no, dico davvero. Oggi ti ho cercata dappertutto. Sono stato da Julien, ma di te non c'era nessuna traccia. Dov'eri finita? Oggi ho una delle mie emicranie e così non ho lavorato. Emicranie? Sì, ma non dirlo agli altri. Mi manderebbero a casa. Ah, povera Liebchen. Oh, non è niente. Mi passerà come al solito. Ehi, lo sai che io potrei fartela passare in un attimo. Oh. Ma certo, fidati, è facilissimo. Perché non ti siedi? Davvero puoi farmi passare il dolore? Yaya, adesso sta lì tranquilla e fa quello che ti dico io, va bene? Allora, guardami. Guarda fisso il piccolo svengali. Non so se funzionerà, ma la tua è una cura piuttosto strana. Yaya, lo so. Ora non avere paura. Guardami negli occhi, Liebchen. Dritto negli occhi. Sei sicuro che puoi curarmi? Tu non vedi niente. Non senti niente. Tutto è scomparso. Eccetto Svengali. 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 Yeah. Esatto, Liebchen. E adesso dormi. 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 Apri la bocca, Liebchen. Brava. Avevo ragione. La volta del tuo palato è fantastica. È un vero capolavoro. Eh sì, è come la cupola del Pantheon. Tua emicrania se ne va. Cosa sta facendo? Tutto bene, Trilby? Cosa gli hai fatto? Trilby! Trilby! Svegliala subito! Tu stai dormendo, Trilby? No. Allora apri gli occhi e dimmi che stai bene. Sei in grado di aprire gli occhi, Trilby? No. La ipnotizza. Risvegliala, Svengali! E fallo subito! Puoi sentirmi, Trilby? Sì. E allora apri gli occhi. Che cosa è successo? Ti senti bene? Benissimo. L'emicrania se n'è andata. Come ci sei riuscito, Svengali? Te l'ho detto, per me è facilissimo. Oh. Che cos'hai? Eh?
Ah, niente. La tua emicrania è qui nel mio cuore. Oh, mi spiace. Ah, figurati. La terrò con me come souvenir. Adesso basta, sì, Svengali, fuori di qui. Va bene, va bene, signori, va bene. Niente violenza. Niente violenza. E niente cena. Che cosa ha fatto? Ti ha ipnotizzato. Non permettergli di farlo mai più. Chi ti ipnotizza potrebbe farti fare tutto quello che vuole. Mentire, rubare, qualunque cosa. Ti spinge al suicidio quando non servi più. Sì, proprio così. Però è riuscito a guarirmi. Preferirei avere la peste che farmi curare così. Trilby, se ti tornerà l'emicrania, non farti alcuno scrupolo. Gentlemen, mi permetto umilmente di ricordarvi che nello spazio, sulla terra e nel mare ci sono molte più cose che nella vostra filosofia. Entra, mia cara. Mi spiace molto disturbarti. Non sarei dovuta venire a quest'ora. Oh, ma tu non mi disturbi affatto. Non è mai troppo tardi per venire da Svengali. Sentivo che dovevo venire. Ma ora... ora credo sia meglio che me ne vada. Senza dirmi quello che ti turba. Oh, non è niente. Davvero. Niente di importante. Solamente? Ti è tornata ancora? La tua emicrania? Sì, ho un gran mal di testa. E hai pensato che io potevo aiutarti, eh? Certo, perciò sono venuta qui. Ricordi ciò che ti ho detto? Quando ti sentirai poco bene... vieni da me e io ti farò sentire meglio. È la cosa più naturale del mondo che tu sia venuta qui. Entra, piccola mia, c'è freddo lì fuori. Ehi, non aver paura. Siediti.
Sei comoda? Sì. Via. Oh, povera piccola. Povera piccola, tu hai i nervi tesissimi. Ma... E la tua pelle? La tua pelle brucia come il fuoco. Povera Liebchen. Ehi, guardami. Forza. Guardami negli occhi, Liebchen. No, no. Per favore, smettila di guardarmi. Lasciami andare. Lasciami andare. È la tua emicrania, Liebchen. Non ce l'ho più. Trilby. Trilby. Svengali. Oh, non andare, Liebchen. È così tanto tempo che non ti vedo. Ma io... Ecco, io devo... Ah. Ma tu hai pianto? Povera Trilby. Lo sai, io posso guarire il tuo dolore del cuore. Esattamente come il tuo dolore della testa, eh? Nessuno può curare quello che provo. Riguarda qualcuno. Qualcuno che ho ferito. Oh, capisco. Racconta tutto quanto al vecchio Svengali. Lui capirà, eh? Davvero. Lui capisce tutto. Lo sai? Quando gli esseri umani sono infelici c'è sempre qualcosa che si può fare. Raggio, racconta. Ti ascolto. Sentiamo qual è il tuo problema. Beh, si tratta di Billy. Oggi ho posato alla scuola di DuPont. E lui mi ha vista là, davanti a tutti quegli uomini. Oh, tu non puoi capire. Mi vergogno così tanto. Andiamo, ma certo che capisco. Ja, Liebchen. Per te Billy non è come gli altri. Oh, mia povera ragazza, i tuoi occhi riflettono davvero la virtù che Billy vede in te? Guardati allo specchio. Credi di essere degna di avere la sua stima, la sua adorazione? Dopo tutti gli artisti che hai conosciuto. Cosa intendi dire? È il tuo Billy. Sa qualcosa di Durien? Durien? E cosa c'è da sapere su di lui?
Quello che sappiamo tutti quanti, mia povera Trilby. Eccetto quel sognatore di Billy. Perché ti rimballo, Dorian? Ero affezionata a lui, è stato così gentile con me. Oh, sì, la gentilezza è indubbiamente una virtù, però forse Dorian ha un po' ecceduto. Io sono una brava ragazza, non sono come credi, non sono. Ah, povera Trilby. Povera piccola Liebchen. Ma sì, certo che sei brava. Tu sei bravissima a cantare come una allodola allo spuntare del sole. Ma sarai abbastanza brava ad affrontare la madre di Billy dopo che hai conosciuto Dorian, lo scultore, Mario, il pittore? Avanti, non c'è niente di cui preoccuparsi. Ma certo. Vedrai che la piccola Trilby tornerà da te in meno di un'ora. Oh, sì. Beh, e tu cosa fai lì impalato? Va a prendere del whisky. Oh. Io vado a prendere i bicchieri. Oh, bene, vedrai che questo ti tirerà su il morale. Altro ecco che... qua. Ma che cos'hai, ragazzo? Che succede, Billy? Mi ha lasciato scritto che non è degna di me. E che oggi ho visto com'è lei in realtà. Dice che se ne va e che non ci vedremo più. Ma Billy ha scritto anche che ti ama. Non la rivedrò mai più. Mai più. Né te né nessun altro scrive qui. Devo trovarla. Subito. Billy, prima che sia Billy, tardi. Billy, aspetta. Torna indietro. Billy. Dove vai? Billy. Oh, monsieur, siete épouvantable. Heureusement, vous êtes là, siete épouvantable. Conosce Trilby O'Farrell? Questi vestiti sono suoi. Erano sulla riva della Senna. E lei dov'è? All'obitorio. Se hanno ritrovato il suo corpo. Temo che non lo troveranno, monsieur. Il fiume è troppo alto per essere scandagliato. Est-ce que nous pouvons vous poser des questions, madame? Oh oui, bien sûr. Merci, suivez-nous. Suicidio. Maestro Svengali, che cambiamento dall'ultima volta che l'abbiamo visto. Già, sono passati giusti 5 anni. È incredibile. So che sua moglie è una donna splendida. Ah, sì, non hai detto che è una polacca che avrebbe conosciuto? Già, sì, così ho sentito. Se è così bella come dicono, deve averla convinta a sposarlo ipnotizzandola. Già, hai ragione. Piuttosto io stavo pensando, chi gli farà il bagno adesso? Probabilmente sua moglie, per autodifesa. Dobbiamo prendere i biglietti, andiamo. Sì, sì, andiamo. Solo posti in piedi. Allora andiamoci. No, 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 prendiamoli. Vale la pena per vedere Svengali in abito da sera. Alle, alle, vit, vit. Mm.
Ah, è arrivato il signor Svengali? Non ancora. Oh, non ancora. Ma si rende conto? Questa sera c'è il debutto di Madame Svengali a Parigi. Parigi non è diversa da Berlino o da Vienna, sì, o da Madrid. Sì, ma ormai è quasi l'ora del concerto ed inoltre avrei un messaggio molto importante per il signor Svengali. Vuole scusarmi? Sono molto occupato. Ah. Oh! Signora Svengali, oh, lei mi lascia senza parole, davvero. È incredibile, diventa ogni sera più bella. La ringrazio molto, signor Bonelli. Questa sera tutta Parigi sarà ai suoi piedi. Va bene, sbrighiamoci allora. Oh, io sto esplodendo dalla gioia. Si controlli, Bonelli, mi dirà più tardi perché. Marta? Che c'è da esplodere? Ci sono tre illustri gentiluomini nella sala verde. Vogliono intervistare Madame Svengali. Madame Svengali non concede interviste a nessuno. Quante volte glielo devo dire? Oh, ma questo significherebbe una rappresentazione davanti allo zar a San Pietroburgo. Svengali, quei tre gentiluomini sono messaggeri della corte di Russia. Non mi importa. Oh, andiamo, cerchi di ragionare. Guardi, guardi Svengali, assieme a questo splendido bouquet c'è un regalo dello zar in persona. Allora, maestro, pensa di rifiutare ugualmente? Lei rifiuta in modo definitivo? Non il regalo, solo l'intervista. Ma, Monsieur Svengali, Monsieur Svengali, ma... Che imbroglio! Dice che se ne va e che non ci vedremo più. Ma Billy ha scritto anche che ti ama. Non la rivedrò mai più. Mai più. Né te né nessun altro scrive qui. Devo trovarla, subito. Billy, prima che sia tardi. Billy, aspetta, torna indietro. Billy, dove vai? Billy. Oh, monsieur, siete épouvantable. Heureusement, vous êtes là, siete épouvantable. Conosce Trilby O'Farrow? Questi vestiti sono suoi. Erano sulla riva della Senna. E lei dov'è? All'obitorio. Se hanno ritrovato il suo corpo. Temo che non lo troveranno, monsieur. Il fiume è troppo alto per essere scandagliato. Est-ce que nous pouvons vous poser des questions, madame? Oh oui, bien sûr. Merci, suivez-nous. Suicidio. Il maestro Svengali. Che cambiamento dall'ultima volta che l'abbiamo visto. Già, sono passati giusti 5 anni. È incredibile. So che sua moglie è una donna splendida. Ah, sì, non hai detto che è una polacca che avrebbe conosciuto già, sì, così ho sentito. Se è così bella come dicono, deve averla convinta a sposarlo ipnotizzandola. Già, hai ragione. Piuttosto io stavo pensando, chi gli farà il bagno adesso? Probabilmente sua moglie, per autodifesa. Dobbiamo prendere i biglietti, andiamo. Sì, sì, andiamo. Solo posti in piedi. Allora andiamoci. No, prendiamoli, vale la pena per vedere Svengali in abito da sera. Allez, allez, vite, vite. Ah, è arrivato il signor Svengali? Non ancora. Oh, non ancora. Ma si rende conto? Questa sera c'è il debutto di Madame Svengali a Parigi. Parigi non è diversa da Berlino o da Vienna, sì, o da ma Madrid. Ormai è quasi l'ora del concerto ed inoltre avrei un messaggio molto importante per il signor Svengali. Vuole scusarmi? Sono molto occupato. Ah. Oh!
Signora Svengali, oh, lei mi lascia senza parole, davvero. È incredibile, diventa ogni sera più bella. La ringrazio molto, signor Bonelli. Questa sera tutta Parigi sarà ai suoi piedi. Va bene, sbrighiamoci allora. Oh, io sto esplodendo dalla gioia. Si controlli, Bonelli, mi dirà più tardi perché. Marta? Che c'è da esplodere? Ci sono tre illustri gentiluomini nella sala verde. Vogliono intervistare Madame Svengali. Madame Svengali non concede interviste a nessuno. Quante volte glielo devo dire? Oh, ma questo significherebbe una rappresentazione davanti allo zar a San Pietroburgo. Svengali, quei tre gentiluomini sono messaggeri della corte di Russia. Non mi importa. Oh, andiamo, cerchi di ragionare. Guardi, guardi, Svengali, assieme a questo splendido bouquet c'è un regalo dello zar in persona. Allora, maestro, pensa di rifiutare ugualmente? Lei rifiuta in modo definitivo? Non il regalo, solo l'intervista. Ma, Monsieur Svengali, Monsieur Svengali, ma... Che imbroglione! A quel maledetto polacco! Ma come osa? Non finisce qui Svengali! Ecco qui una sciocchezza che mi sembra adatta all'occasione. E la chiami una sciocchezza? Ma è meravigliosa. Non c'è niente di troppo bello per la signora Svengali. Sei tanto buono con me, Svengali. E tu che cosa stai guardando, vecchia stupida? Maestro, mi dispiace disturbarla, ma è in ritardo. Il teatro è stracolmo, non ci sono neanche più posti in piedi. È così che deve essere, ora vattene. Non sei mai stata così bella. Sei adorabile, Trilby. Non riesco a vederlo, è troppo lontano. È cambiato molto? Mi sembra che non abbia neanche una macchia d'uno. Ah, beh, allora è cambiato molto. Se vuole c'è una poltrona, monsieur. Grazie, il mio binocolo, per favore. Merci beaucoup. Scusate il disturbo. Oh no, nessun disturbo. Non la vedo bene. È così bella come dico. E non la vedo bene nemmeno io.
Mi scusi, non ci sono altre poltrone? Mi spiace, signore, quella era l'ultima. Ma se vuole vedere Madame Svengali, posso procurarle un binocolo. Ah, la ringrazio molto. Permesso? Ah, e il binocolo l'ha dimenticato. Dolente, signore, ma sono già stati tutti noleggiati. Ah, grazie. Scusi, siamo qui per vedere il signor Svengali. Mi dispiace, signori, ma io ho l'ordine preciso di non far passare nessuno. Oh, ma noi siamo tre vecchi amici suoi. Mi dispiace, ma non è possibile. Ehi, l'avete visto? Il nostro amico è diventato famoso, Gli stendono addirittura il tappeto davanti a lui. Ehi, come va? Ciao, senti, noi vorremmo vedere Svengali. Oh, no, mi spiace, ma è impossibile vedere il signor Svengali. Il signor Svengali non scrocca più il pranzo agli amici? Il signor Svengali non fa più queste cose da un pezzo. Il signor Svengali è... Ah, già, adesso mangiate tutte e due bene, lo aspettate. Vedo. Guarda che bel cappotto sì, si è. Gentlemen, sentite, gentlemen, mi dispiace, ma devo proprio andare adesso. Oh, ma sicuro, vado non pure. Sì, scusi, tempo. Allez, monsieur, vite. Ha detto che non ti scappi la carrozza. Ehi, perché non ti sostituisce il cocchiere? Trilby. Trilby! Quella era Trilby, non è vero? Sono sicuro che sia lei. No, non può essere. Sempre quel dolore, maestro. Vedrai che passerà. Va bene. Va bene. Thank you.
Sì, è lei, è proprio lei. Ma la sua voce. Trilby non cantava così. Ma quella è Billy. Billy, Taffy, Laird, che sorpresa. Oh, sono così felice di vedervi. Domando scusa, signori. Devo avervi scambiati per delle altre persone. Lasciala andare, Billy. Oh, mi sembra di avere dormito un secolo. Io ti ho sempre trattata bene, vero? Quando eri malata, chi ti ha riportata alla vita? Tu, caro. E io ho fatto di tutto per ripagarti. Yeah. Tranne amarmi. Oh, Libyshen, io ti amo da morire. Oh, ti prego, ti prego. Svengali, io ci ho provato tanto, ma non... E sai bene perché non ci sei riuscita. È a causa di quel bellissimo giovane inglese, quell'uomo nobile e puro, Sir Galahad. Il giovane ed ostinato Billy. Ma che cosa ci trovi, Libyshen, in quell'uomo con i suoi stupidi colori in una mano e i suoi nauseanti pennelli di setole di maiale nell'altra? Che cos'è quell'omino in confronto a Svengali? Oh, sì, certo, dipinge i suoi stupidi quadri e li manda a Londra, dove vengono appese a un muro come una parata di soldati morti. E un sacco di persone passano davanti ad essi e sbadigliano. Quando Svengali andrà a Londra sarà molto diverso. Svengali salirà tutto solo sul palcoscenico. E le principesse e le contesse, tutte le donne della nobiltà, gli getteranno i loro gioielli, lo applaudiranno. E lo inviteranno nei loro palazzi. Svengali ti porterà con sé, Libyshen, e non le guarderà nemmeno. Oh, potremmo essere così felici. Ma a me non piacciono i palazzi. No, né tutto ciò che in genere piace alle altre donne, eccetto il giovane B. Hai trovato i biglietti per stasera? Non ci sarà nessun concerto. Svengali e la sua compagnia hanno annullato l'impegno e se ne sono andati. Dove stai andando? Lo inseguo. Ma Svengali non sta scappando da te. No, non da me, Taffy, ma dalla paura che un giorno il suo sortilegio su Trilby svanisca. Ieri per un istante è accaduto. Ma che intenzioni hai esattamente?
aspettare che arrivi quel momento. Io la riporterò indietro. Dovessi seguirli per tutto il mondo. Signori, presto, prendete posto, per favore. Ai vostri posti, forza, forza, ai vostri posti. Andiamo, andiamo, per favore, presto, presto, signori, presto. Muovetevi, muovetevi, Geco. E il maestro Svengali quando arriverà? Il maestro arriverà quando sarà pronto. Ma ha già un'ora di ritardo, il pubblico distruggerà il teatro. Quando sarà pronto, arriverà. Ah, ma questo è inammissibile. Ah. Dovrò dare delle spiegazioni. Sipario, sipario. Signori, vi domando perdono per questo grande ritardo, ma non è colpa mia. Il cavallo della carrozza del signore e della signora Svengali è morto per strada. Sì! Ma adesso sono arrivati, sono là che si cambiano i vestiti e fra poco lo spettacolo comincerà. E grazie mille. Monsieur Svengali, ma lei non è ancora pronto. Ormai la gente non ne può più di aspettare. Beh, si merita di aspettare quella marmaglia. Che succede? Non starà poco bene? Sto poco bene. Non posso esibirmi. Ma senta, è la signora Svengali. Lei non canta senza di me. Vuol dire che si rifiuta di suonare anche questa sera? Niente concerto. In questo caso non ce ne saranno altri. Se Madame Svengali non canta questa sera, la sua carriera in Europa è conclusa. Gliel'ho detto. Sto poco bene. E va bene, adesso ne ho abbastanza. D'ora in poi si farà da agente da solo e andrà a suonare nelle bettole di periferia. Visto che non è in grado di tenere fede ai suoi impegni, non ci sarà più nessun teatro al mondo disposto ad accogliere lei e la signora Svengali. Sta cercando di dirmi quello che devo fare. Vorrei dirle dove deve andare, ma non esiste alcun luogo degno di lei, eccetto l'inferno. E forse nemmeno lì la accoglierebbero. Va a dire a quella marmaglia che Madame Svengali non canterà questa sera. Ma quelli mi uccideranno, maestro. In quel caso ti farò un funerale militare. Signore e la signora Svengali non possono apparire questa sera. Thank you.
maestro, perché non annulla il concerto? Andrò io a dirlo al pubblico. Ah, lascia perdere, Jacob. Ma l'attacco che ha avuto questa sera è stato terribile, è stato il peggiore in assoluto. Io temo proprio che... Porta Madame Svengali nel suo camerino. Vi raggiungerò dopo. Ibsen, va con Jacob e aspettami. Calmati, ragazzo. Non sono venuto per litigare. Ti aspetti che mi sieda qui a parlare serenamente? Credo che sarebbe la cosa migliore per entrambi. Sarai d'accordo con me quando ti avrò spiegato. Coraggio, sediti. Beviamo qualcosa. Dello champagne, magari. Pulirà l'atmosfera. Garçon! Le meilleur champagne que vous avez, tout de suite. Ora parliamo come vecchi amici. Che cosa vuoi? Non allarmarti. Non voglio niente da te. Che cosa vuoi? Se va bene, Ale. Ale. Ascolta, non ti servirà più seguirmi. Dopo questa sera. Diciamo che probabilmente non vorrai più farlo. Che significa? Che cosa intendi dire? Oh, niente di terribile. Stasera Madame Svengali terrà il suo ultimo concerto. Vuoi dire che riporterai Trilby a Parigi? Mio caro giovane amico, sarà lei stessa a prendere questa decisione. A Trilby. A Trilby e alla sua libertà. A questo vorrei brindare, no? Il prossimo numero arriva dall'Europa. Ed è assolutamente... Senti, il presentatore sta alludendo a un me. Un superbo artista. Quel superbo artista è Svengali. Devo... Devo proprio andare adesso. Delizia di re e di regine, idolo degli imperatori. È qui per voi il grande maestro Svengali. Senti con quale idolatrante impazienza stanno acclamando la mia musica? Sarebbe estremamente scortese se li facessimo aspettare. Excusez-moi. Ricorda ciò che ti dissi una volta, amico mio. Nello spazio, nella terra e nel mare ci sono molte più cose che nella vostra filosofia. Auf Wiedersehen.
Cosa c'è, Liebchen? Non stai bene? Sì, sì, sto bene. È solo che mi sento... Ja. Non lo so, strana. Senti, amore mio, questa sera voglio che tu mi guardi fisso, molto intensamente. Non devi distogliere lo sguardo da me, nemmeno per un istante. E pensa sempre che non c'è niente nella tua mente, niente nella tua anima, niente nel tuo cuore, tranne Svengali. 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 Trilby, sono Billy, sono qui vicino a te. Oh, parlami, ti prego. Oh, Dio mio, concedimi nella morte quello che mi hai negato nella vita, la donna che amo. Avanti, signori.